Questa sera a TV7 a mezzanotte il rapporto sempre più delicato tra minori e social e la ricerca di regole per evitare l'accesso ai bambini. Un'anticipazione nel servizio di Barbara Carfagna. Il nostro mondo è il mondo del TikTok, è il mondo del Facebook, è il mondo delle reti e la scuola non parla di questo. Quindi noi stiamo vivendo un gap che è drammatico. Cioè, si stanno costruendo da soli gli strumenti per formarsi, autoformarsi e comprendere il mondo che vivono. Il garante della privacy italiano ha chiesto il blocco del trattamento dei dati degli utenti di cui non si possa accertare l'età. Ma ai social network non si accede per fortuna con i documenti anagrafici, operazione che aumenterebbe la sorveglianza sugli utenti. Ma come fanno a saperlo? Il nostro auspicio qui è che utilizzando le tecnologie delle quali dispongono, loro possano arrivare a determinare l'appartenenza di un utente, se non ad una puntuale età anagrafica, almeno ad un cluster anagrafico di riferimento, ha tra i 9 e gli 11 anni e qui non può entrare, ha tra i 13 e i 15 anni e qui può entrare. In un contesto di iperconnettività vivono un'altra dimensione. Lo vediamo bene in Corea del Sud, tra i paesi più connessi del mondo, dove gli eventi fisici sono percepiti solo se ripresi in tempo reale e messi simultaneamente online. Una trasformazione culturale e sociale totale. L'individuo diviene lo specchio dell'esperienza che è disseminata in rete. Ed ora il caso GameStop, una società di video.